Scusi, la disturbo, signora? Ah, è lei. Prego, si sieda. No, non mi disturba affatto. Grazie. No, da bravo, qui vicino a me. Mi auguro di poter scambiare due parole con suo marito, pardon, con Sua Eccellenza. Mi spiace, ma lei non è fortunato. Sua Eccellenza è partita per la Svizzera e io sono sola. Come sempre. Lo dice con un tono? E come dovrei dirlo? È il tono giusto. Dietro questa facciata che lei vede c'è il vuoto più squallido, il più allucinante, il più triste, tra me e i miei figli, tra me e mio marito. È ciò che oggi chiamano, io suppongo, incomunicabilità. Sì, incomunicabilità. Ah, sei formidabile. Sei formidabile. Ma l'amore è strano della ma vede, la cosa terribile è che non so rassegnarmi al tempo che passa. Non sono più giovane. Non dica così. Lei è una donna bellissima. How sweet. Ma lei mente. No, 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 non lo neghi, perché so che lei mente, però è bello sentirselo dire da un uomo così, così, così uomo come lei. Ma che splendido accendino. È un Cartier. Oh, glielo regalerei tanto volentieri, ma non posso. È un ricordo del mio primo marito. Sì, prima che sposassi Sua Eccellenza, che è quello attuale, con cui ho avuto Bernardi, il nostro bambino. Sua Eccellenza era pazzo di me, sì, pazzo. Ora è molto cambiato. A me non restano che queste. Beh, in fondo è uno dei tanti vantaggi che ho per avere sposato un ambasciatore. Niente polizia, niente perquisizioni. Povero Norton. Spero che tu non l'abbia spessiato troppo, mami. È davvero deliziosa tua madre. Un'altra bugia. Sai, Helen, quest'uomo è molto, molto interessante, un vero charmeur. Ma dove l'hai pescato? Tra un cadavere e l'altro, così. Oh, mon Dieu, che orribile façon de così, che orribile modo di esprimersi. Bene, è stato un vero piacere parlare con lei. Spero di vederla presto. Arrivederla, signora, e grazie. Oh, Chester. Chester. Quel tipo comincia veramente a rompermi le scatole. Oh, non so perché dici così. Io lo trovo très charmant. E niente affatto noioso. Sono anche molto preoccupato per te. Sai, quel po' di cervello che avevi sembra sia andato in fumo con le tue sigarette. Peggiori di giorno in giorno, excellence de merde. Mi abbasso al tuo livello, ti ho pescata in quell'urido locale. Definito chissà perché nightclub. Non dimenticarlo. Mon chou, come potrei dimenticarlo? È uno dei ricordi più piacevoli della mia vita. Però non so di cosa tu possa vantarti, mio caro.
Sei riuscito ad arrivare al tuo rango solo perché per anni hai leccato i piedi a un ministro dopo l'altro. Non azzardarti a parlarmi così. Gli ordini dagli ai tuoi servi o alle tue puttane. E d'ora in avanti non contare più su di me per i tuoi barbosi ricevimenti e per le altre cerimonie ufficiali mortali. Vuoi che ti rompa il collo? Ah, non ti azzardare ad alzare un solo dito su di me. Tu non hai idea di cosa.